Ciao, oggi voglio raccontarti un po' di me, di come passo le giornate qui in ufficio a seguire il mondo delle pompe di calore. Seguimi allora in questo video per capire cosa faccio. Ecco, allora questo è il mio ufficio dove lavoro e la mia giornata inizia alle 6, 6 e un quarto di mattina, mi sveglio, colazione, routine mattutina e poi porto all'asilo mio figlio. Una volta portato all'asilo vengo qui in ufficio e ho delle giornate tipo. Ho alcune attività che sono uguali tutti i giorni e alcune attività invece che si differenziano giorno per giorno. Questo perché seguo una particolare programmazione. Le attività che si differenziano giorno per giorno sono la ricerca di nuovi prodotti, quindi nuove soluzioni, tecnologie nuove, nuove applicazioni. Poi faccio formazione agli installatori, quindi ogni giorno è diverso perché i temi sulla formazione sono diversi. Faccio formazione anche ai progettisti, ai professionisti che vogliono progettare impianti in pompa di calore e quindi senza il gas. Passo naturalmente anche molto tempo in cantiere, quindi vado in cantiere con gli installatori, parlo con i clienti finali per capire quali sono le loro esigenze e per aiutare i partner nelle soluzioni che devono affrontare. Non manca ovviamente la mia formazione. Io non sono nato imparato, io non conoscevo le pompe di calore. All'università ti insegnano la teoria, ma poi la pratica è completamente diversa. Allora anche noi, sebbene siamo dei professionisti, dobbiamo tenerci aggiornati e formarci per trovare la migliore soluzione per ogni specifico caso. Quindi la formazione anche per me è obbligatoria. Queste sono più o meno le attività che si differenziano giorno per giorno. Poi le attività comuni invece sono la lettura della posta elettronica, quindi delle mail, rispondervi alle mail, rispondere poi ai messaggi su Facebook, su YouTube, su Instagram, su LinkedIn. Non passo troppo tempo nei social perché il lavoro mi occupa gran parte del tempo. E dato che voglio risponderti personalmente, può capitare che alcune volte ci impiego anche 2-3 giorni prima di darti una risposta. Quindi abbi pazienza. Una cosa è certa, io mi occupo solo di pompe di calore, quindi nel caso tu volessi toglierti dai gas, quindi staccare il contatore e dare disdetta al fornitore, oppure se hai un impianto fotovoltaico e vuoi sfruttarlo al massimo per riscaldare casa, o semplicemente hai idea di progettare il tuo nuovo impianto per toglierti dai gas a breve termine o tra qualche anno, ti invito a iscriverti al mio canale per seguire tutti i miei video e se hai delle richieste specifiche per il tuo caso puoi scriverle nei commenti qui sotto. Come sempre sarò io a risponderti di persona.